Eccoci qua. Scusate il ritardo, ragazzi. Scusate il ritardo, ma è finita la partita del Milan e ho girato per vedere il finale di Roma Spezia, per vedere se la Roma riusciva a portare a casa la vittoria. Soltanto che Maresca è andato oltre, ha dato un tempo di supplementare. È arrivato a 14 minuti di recupero e allora mi sono soffermato a guardare il finale, che è finita con la vittoria della Roma. Perciò Verona e Spezia se la giocheranno settimana prossima con lo spareggio. Perciò noi il nostro l'abbiamo fatto, la Roma pure. È stato bello e giusto così, perché insomma è stato, quantomeno sono state partite vere, vive, non sono state finte, non sono state partite di fine campionato, insomma dove si lascia fare i punti a chi ha bisogno. No, no, vere, bisogna guadagnarsi, giusto così, e quella è la cosa più importante. E poi devo essere sincero, io mi sono divertito più stasera col vero, tra Milan Verona e Roma Spezia che in altre partite dove magari c'è la posta in palio era un po' più superiore. Devo essere sincero, mi sono divertito di più, c'è stata più adrenalina stasera. Belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naich nella casa del pane e balun. Dai, ragazzi, vi invito subito ad iscrivervi al canale se vi va, mi raccomando, è gratuito, non costa nulla. Mettete un bel likeettino per sostenere il canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni qualvolta io pubblico un video. Commentate e se vi va seguitemi su Instagram o sul gruppo Telegram. Nella descrizione di questo video ci sono i vari link. Dai, c'è da commentare la partita tra Milan Verona, vittoria 3-1, si arriva a 70 punti, quarti in classifica, oramai quella posizione l'avevamo, era già stata guadagnata, anche se non sul campo, sì, cioè, bisogna dirlo perché rimane comunque l'asterisco, no? Come si suol dire, quarti sì, però insomma la Juventus che stasera ha vinto, finisce il suo campionato a 72 punti, se non sbaglio, e 50, sì, 72 punti, 62 punti reali, cioè scusate, 72 punti reali, ma 62 con la penalizzazione. Se la Juventus non avesse avuto la penalizzazione, il Milan sarebbe stato fuori dalla zona Champions League. Perciò poi domani con l'analisi del campionato del Milan e di tutte le squadre ne diremo delle belle. Oggi è arrivata la vittoria, era giusto che il Milan giocasse anche l'ultima partita con l'addio di Ibrahimovic e quant'altro, con una bella vittoria per festeggiare il rinnovo di Leao, tutto quello che volete. Leao un pizzico un po' inesistente, poi è uscito fuori quando il Verona si è un po' sbilanciato e ha fatto due gran gol. Insomma, ragazzi, io che dire della partita? La partita è stata una partita solita, la solita partita del Milan contro una piccola o medio piccola, non me ne vogliano quelli del Verona. Si fa fatica, ragazzi, si fa molta molta fatica. Il Milan quest'anno ha lasciato una carriolata di punti con le piccole, le medio piccole, perché se si calcola che il Milan con le prime in classifica almeno una volta ha vinto, perché ha vinto all'andata e ritorno con la Juve, all'andata con l'Inter, ha vinto con la Lazio, ha vinto contro l'Atalanta, ha vinto contro il Napoli, insomma soltanto la Roma, contro la Roma non è riuscita a vincere. Perciò per quanto riguarda con le squadre diciamo di alta classifica, bene, benino, no? Insomma la media è abbastanza buona, no? Con le squadre di medio-bassa classifica, male, 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 il Milan deve lavorare là, deve lavorare lì perché insomma abbiamo visto anche stasera. Quando la partita è chiusa e il nostro uomo più forte che è Leao fa fatica, fa molta fatica, non trova spazi, non trova spunti, non trova la giocata. Appena la squadra avversaria si sbilancia un pochettino perché magari deve recuperare il gol o perché deve fare la partita, e allora lì gli spazi arrivano e Leao è devastante. Però non si può sempre aspettare questo, bisogna avere delle alternative. Perciò il Milan deve assolutissimamente lavorare per cercare di prendere dei giocatori o almeno un altro giocatore che riesca a dare un qualcosa in più quando le squadre sono chiuse, quando incontri le squadre piccole, perché poi sostanzialmente, ragazzi, i campionati si vincono contro le squadre piccole, no? Non solo si vincono, ma i punti li fai soprattutto con quelle. Se vengono a mancare quelle, può succedere una volta, può succedere due.
Ma il Milan ha faticato. Il Milan solo col Verona è riuscito a vincere sia all'andata e al ritorno, se non sbaglio. Con le altre non ha mai vinto sia all'andata che al ritorno. Insomma, quando tu contro la Cremonese che è già retrocessa hai fatto due pareggi, contro forse anche con la Sampdoria abbiamo vinto andata e ritorno, però contro lo Spezia una l'hai persa, insomma. Non va bene, non va bene, perciò bisogna migliorare da quel punto di vista. Poi, insomma, il Milan ha delle certezze, c'ha il portiere, c'ha i difensori centrali, c'ha Tonali, insomma, ha il suo pupillo Leao, ha un altro anno Giroud, insomma, però bisogna lavorare tanto quest'anno, secondo me, sul calciomercato, perché se il Milan vuole tornare a vincere qualcosa e deve fare qualcosa in più, perché la stagione miracolata, tra virgolette, di tutti i giocatori che sono riusciti a fare una stagione pazzesca come quella dell'anno scorso non sempre arriva, no? Perciò devi dare un qualcosina in più e secondo me bisogna lavorare su quello, perché al di là della partita di oggi, che è stata comunque interpretata bene, che comunque ci hanno messo hanno voluto vincere, ci hanno messo grinta, ci hanno messo cazzimma, tutto quello che volete, però si fa fatica. E poi quando fai cambi peggiori più che migliorare, perché quando ti entra Pobega non sai dove vai a parare, quando entra Salemaker, insomma, quando c'è dentro Salemaker vogliamo Messias, quando c'è dentro Messias vogliamo Salemaker, vuol dire che di due non ne fanno uno. Diaz oggi sì, è stato devastante, però insomma poi dopo esce Diaz, entra De Ketelaere, insomma, che oggi poi magari qualcosina in più lo si è anche visto, però insomma deve fare qualcosina in più il Milan, deve fare assolutissimamente qualcosina in più, perché se no si fa molta fatica. Bene essere riusciti ad arrivare a 70 punti, comunque, anche se è una media abbastanza bassa, confronto agli altri anni, dove Pioli era riuscito comunque ad avere una media di 2 punti a partita, quest'anno neanche quella, perché su 38 partite abbiamo fatto 70 punti, la media è più bassa dei 2 punti a partita. Insomma, quest'anno è andata bene, perché la media Champions League è stata veramente, al di là della penalizzazione della Juventus, è stata veramente bassa. L'anno scorso la quarta in classifica non so se è arrivata a 70 punti, secondo me ne aveva di più di 70. Adesso non voglio sbagliarmi, però al di là, magari aveva anche 70-72 punti la quarta, ma le seconde e le terze no, perché la seconda l'Inter era arrivata a 2 punti del Milan, perciò 84, e il Napoli forse a 78, perciò quest'anno la seconda, la terza e la quarta più o meno si staccano di 2-4 punti, perciò sono arrivate più o meno lì. È stata veramente bassa come media. E nonostante tutto il Milan è riuscito a non entrare, poi c'è entrato per altre vie traverse, perché comunque è successo quello che è successo, però ad oggi il Milan è in Champions League perché la Juventus è stata penalizzata per altre cose. No, adesso non sto qua a ripetere se è giusto o sbagliato, se è quello che ci sta, però comunque sta di fatto che il Milan oggi è in Champions League non per meriti suoi, ma perché manca una squadra. Dobbiamo dirlo. Poi va bene, va benissimo, però bisogna dirlo. Dai ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani per commentare, perché adesso mi vado a guardare tutti gli highlights delle altre partite. Oggi hanno giocato in tante in contemporanea. Anche il Napoli non sono riuscito a vederlo oggi pomeriggio perché era un torneo di mio figlio, perciò me le riguardo tutte. Poi domani le analizziamo, analizzeremo squadra per squadra chi ha fatto bene, chi no. Insomma, c'è da fare la classifica, c'è da fare una marea di cose. Ci vediamo domani. Mi raccomando, vi auguro una buona notte a tutti quanti, belli siete, come dico sempre io. Bye bye!